Vice sindaco Mussomeli in Viera, cosa si può dire? Si può dire che il grande lavoro di Sebilo Conte e della Prologo tutta dà i suoi frutti come lo scorso anno. Anche quest'anno abbiamo riproposto un'estate mussomelese densa di eventi, in parte già visti lo scorso anno, in parte nuovi, che non fanno altro che dare ulteriore visibilità al nostro paese. La fiera degli artigiani, la fiera dei commercianti, sarà aperta fino a tutte le giornate dell'evento Notte di Notte. Anche qui un grande ringraziamento agli organizzatori di Notte di Notte, quest'anno giunta al quarto evento. Ricordo Riccardo Piparo, Marco Pindavalle, Simone Mistretta, che come lo scorso anno hanno allestito una struttura e uno spettacolo entusiasmante, e avremo modo di vederlo anche i prossimi giorni. Mussomeli va avanti, Mussomeli noi vogliamo che vada avanti, che ci sia entusiasmo, che ci sia volontà, nonostante il dissesto finanziario. Riusciamo con il contributo di tutti i cittadini, dei commercianti, degli operatori in generale, a proporre ai cittadini degli eventi che consentano due cose fondamentali che stanno a noi a cuore. Da un lato fare in modo che non si è costretti ad uscire fuori di Mussomeli in estate per svagarsi e per divertirsi. Dall'altro lato, di ricaduta, il fatto che se le persone rimangono a Mussomeli, spendono a Mussomeli per un gelato, per una pizza, per un qualcosa davvero, per un oggetto che possono comprare in fiera, e questo contribuisce ad alimentare l'economia locale. Economia locale che consente ai ragazzi disoccupati in genere, o comunque ai ragazzi, di riuscire anche ad avere qualche occasione di lavoro, visto che il lavoro se ne sta creando tanto. Quindi siamo molto molto orgogliosi di quello che si è riusciti a fare anche quest'anno, nonostante, ripeto, il comune non ha uscito un solo euro per organizzare questi eventi. Il fabbisogno di risorse finanziarie è stato reperito dalla Proloco mediante il coinvolgimento degli attori del territorio. Quanti, ecco, questi stenti, quanti operatori commerciali ha radunato in questa Mussomeli in Viera? All'incirca sono una trentina, se non ricordo male, gli stand. Alcuni verranno, quattro se non ricordo male, verranno utilizzati solo a partire da oggi, perché c'è qualche azienda che viene da fuori, per cui aveva difficoltà a fare tutti i giorni, ma comunque diciamo che all'interno della via Palermo sono all'incirca una trentina. Questo è anche il preludio di un altro evento che ci tengo a sottolineare e ad anticipare, che un evento che con grande impegno l'amministrazione Catania, tutti noi e soprattutto molti dei consiglieri di questa amministrazione stanno cercando di portare avanti. È una cosa a cui tenevamo tantissimo, io, il sindaco in particolare, l'assessore, i consiglieri che operano nel mondo dell'agricoltura e dell'imprenditoria in generale. Mi sto riferendo alla fiera del bestiame per la festa del castello. Non so quanti sappiano che la fiera del castello è un evento ultrasecolare, quest'anno è il 104esimo anno. In Italia ci sono pochi eventi che possono vantare un'anzianità di questo tipo, di questo livello. La fiera di bestiame, io me la ricordo da piccolo, ero molto felice di andare a vedere gli animali, come tutti i bambini in generale. Noi vogliamo ridare quella gioia a quei bambini e abbiamo voluto per quest'anno proporre la fiera del castello non più su due giorni, l'1 e il 2, ma l'1, 2 e il 3.
dove appunto giorno 1 presenteremo la Fiera del Bestiame, il 2 è riservato naturalmente alle attività liturgiche, l'1 ci sarà nuovamente il Castello Animato, la Fiera del Bestiame, e il 3 la fiera dedicata alle attrezzature agricole. Stiamo organizzando un programma denso di eventi specifici, molto importanti, soprattutto per gli operatori, gli agricoltori, che avranno l'opportunità di confrontarsi con buonasera a tutti. Personaggi del mondo scientifico e del mondo dei finanziamenti agevolati per riuscire a valorizzare le migliori produzioni e i migliori allevamenti. È un evento su cui contiamo tantissimo e che stiamo cercando di organizzare. E torno a ripetere anche questo senza uscire soldi dal... Buonasera, l'associazione Cironi del Castelluccio.